Allora, dammi la linea, ci sei? Chiamiamo la Puglia, hotel. Vai. Pronto? Sì. L'altro anno abbiamo organizzato da voi l'atta per il weekend e siamo stati con la famiglia e tutto. Ma perché quest'anno ci hanno cattato, sono andati loro? Perché quest'anno? Aspetti, non la sento bene. Come mai, signora, non la sento bene? Non lo so, non dipende da noi. Allora, stavo dicendo, stiamo arrivando, noi abbiamo prenotato per questi 9 giorni, ma dobbiamo tornarci poi quest'altra settimana? Ma non saprei. Perché la signora ci ha detto non c'è nessun problema con le stanze, ma io i turisti ce l'ho sul pullman, li devo scaricare in qualche hotel, eh? Perché dal fax che mi hanno lasciato l'agenzia, adesso io li lascio da voi. Ma senta, deve avere un attimo di pazienza, chiedo alla responsabile. Sì, può dire che è arrivato il fax, che io sono a 20 minuti dall'hotel, sto arrivando con i turisti, in qualche modo li lascio là, poi la responsabilità è vostra. Perché purtroppo io faccio l'autista, non è che organizzo. Senta, a noi non ci risulta per stasera che abbiano lo so che non risulta, signora, però il fax diceva questo, hotel, eccetera, hanno disposizione, sto leggendo, signora, dei turisti, e le famiglie, e sono circa, loro sono 23, io li lascio là all'ingresso, però bisogna organizzarli, perché altrimenti l'agenzia mi rimanda dietro il fax. Niente di questo fax. Sì, lo so. Sì, signora, faccia veloce che stiamo arrivando, siamo a 3 chilometri da lì. Attenda. Adesso mi passerà. Pronto? Pronto? Pronto, mi dica. Allora, le spiego, è arrivato il fax. Sì? L'agenzia mi ha dato, io sono 3 anni che lavoro con gli hotel, con lo vostro, e siamo arrivati, noi stiamo a 3 chilometri, io lascio i ragazzi e il gruppo, dopodiché la responsabilità di quello che l'agenzia, il mio gruppo... Di che cosa? Chiedo scusa. Senta, sia gentile, io sto lavorando. No, non so, qui non ho la prenotazione di niente. Sì, infatti le sto dicendo, io lascio i ragazzi là, le famiglie lì... Cioè, mi chiedo scusa, ma io a riguardo di che cosa? Cioè, io non so neppure... Allora, scusate, voi ci avete mandato un fax dove diceva che non c'era nessun problema per queste 3 serate... Va bene? Noi io oggi, domani e dopodomani non ho problemi. Però quello che dico, lascio i ragazzi, poi... Abbiamo l'albergo completo da un mese. Non ho capito, signora. Abbiamo l'albergo completo. Lo so, signora, ma a me... Completo, da non è un problema nostro, signor... Ecco, sono a 1 chilo... Devo girare qui? Gira, gira qui a destra. Senta, io signora, scusa, senti, mi scusi. Se noi dobbiamo assolutamente... persone, posso darle una risposta? Facciamo una cosa, signora. Io lascio le persone all'ingresso, poi... Chiamate l'agenzia, vedetela ma con voi. Agenzia? Aspetta un attimo, gira qua, frena, ecco, dietro l'archetto. Sì, ma okay. Come dice l'agenzia? Non le posso dare nessuna risposta. Non è che al c***o, non al d***o. No, signora, l'hotel di Bari. Senta, sia gentile, sono 3 anni che lavoro e faccio sì, tutti ma gli hotel. Voglio aiutarle a essere gentilissima. No, io le sto dicendo, le lascio oh, il fax. Lascio i giapponesi da lei, i turisti, che poi oltretutto... Signora, non riesco neanche a comunicare con loro, perché capisce, loro non parlano italiano, mi ritrovo questi che mi fumano nel pullman e non riesco a dirgli che non si fuma nel pullman, perché sono giapponesi. Senta, noi non abbiamo nessuna prenotazione di nessuna agenzia. Ecco, appunto, io li lascio lì. Agli occhi. Ah, aspetti un attimo. Ecco, lì a 300 metri siamo arrivati. Signora, sono arrivati, io li lascio lì, dopodiché lei... Fox di persone che dovevano arrivare. Senta, faccia una cosa, le passo il responsabile, parla sì, con lui? Sì, passo un responsabile. Sì, senta, viene a parlare lei. Pronto? Sì, qual è il problema, signora? Non ho capito. Io non so, non ho nessun gruppo che mi deve arrivare. Signora, c'è arrivato un fax dove dice che per 3 notti e 3 giorni i giapponesi, i ragazzi di Yukumani, restavano da lei all'albergo. No, ora noi non possiamo pagare... Non ho capito. Ma forse avete sbagliato, perché noi abbiamo... No, signora, abbiamo un fax firmato dal vostro hotel. Non è la prima volta che facciamo questi tipi di viaggi, eh? No, guardi, no, questo albergo nostro è completo da un mese.
mese, è impossibile, anche perché l'albergo nostro è fatto di appena 20 stanze. Sì, sì, ma senta, facciamo una cosa, per evitare qualsiasi problema, noi lasciamo i giapponesi là. Dopodiché, se lei non si mette d'accordo con le stanze... Mi ascolti, non è che abbiamo messo in comunicazione con l'hotel... No, no, signora, sto parlando... No, 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 guardi, sono anni che lavoro anche con voi. Una cosa, io li lascio là. Non potete liberare almeno 10 camere? 14. Siamo completi da circa un mese. È impossibile, qualunque persona sia stata... Signora, non può essere un problema... Lei conosce Marozzo? Mi dice l'agenzia. L'ha chiamata Marozzo, Oliviero? Agenzia? Marozzo, il signor Marozzo, l'ha chiamata ieri, lei ha dato l'ok. No, guardi, mi dispiace, noi siamo Ce l'ho qui Marozzo. Mi scusi, ho qui Marozzo, la faccio parlare con Marozzo. Ma se le sognate, signor Marozzo? Signora, la faccio parlare con Marozzo che si sta anche... Non stai calmo. Ma adesso questa signora... Stai calmo. Aspetti un attimo, le passo Marozzo. Sì, passami Marozzo. Signora, ma quello che lei sta dicendo non è giusto. I giapponesi li abbiamo dentro al pullman, fumano, fanno dei creano dei problemi. Ora non ci aiuta, signore. Non parliamo di giapponesi. Ma non ho capito, signore. Abbiamo un percuccio di 20 camere appena. Senti, io le lascio all'ingresso, poi lei faccia quello che crede. Non so come fare. Senta, sono... noi prenotazione al non ne abbiamo. Mi dispiace, guardi, non abbiamo ricevuto nessun fax. A lei le dispiace tutto. Per caso? No, io le lascio qui all'ingresso. No, ma lei faccia come vuole, noi non abbiamo fermi giapponesi, fermi! Basta, basta. Signora! Mi dica? Signora! Sì? Signora! Sì, mi dica pure. Lo so che sta lavorando, sono Teo Mamucari di Libero, chiedo scusa. Pronto? Sono... Sì, dicevo, lo so che sta lavorando, è uno scherzo, sono Teo Mamucari di Libero, Rai 2. Non ho capito, è uno scherzo? No, non è uno scherzo. No, guardi, io non ho prenotazione, io l'albergo ce l'ho pieno, da qui con me. Va bene, signora, allora facciamo una cosa, signora. Sì? Io li lascio là all'ingresso. No, guarda, no, signora. Nessuno, io li lascio là all'ingresso. Ma non perché lei se la non capisce.